Memmi nacque nel nono decennio del XIII secolo. La sua formazione avvenne nella bottega del padre, Memmo di Filippuccio, pittore di origine senese a San Gimignano. Ben presto dovette accostarsi a Simone Martini, probabilmente conosciuto quando Simone fu a San Gimignano in occasione della realizzazione di una Madonna, di cui resta la sola testa, nella chiesa di San Lorenzo al Ponte. Da questo incontro scaturì forse la collaborazione di Lippo come apprendista alla realizzazione ad affresco della Maestà del Palazzo Pubblico di Siena, che Simone dipinse nel 1315. Memmi in realtà non è soltanto un collaboratore e il più grande seguace dello stile di Simone Martini, tanto da rendere difficile per gli studiosi distinguere le loro opere, ma è anche suo cognato. Simone aveva infatti sposato Giovanna, sorella di Lippo. La sua prima opera autonoma e la più celebre è la Maestà di San Gimignano. Si tratta di un grande affresco realizzato nella sala del consiglio del Palazzo Pubblico della città. Di sicuro grande è stata l'ispirazione presa dalla Maestà di Simone Martini. L'attività di Memmi proseguì a gonfie vele con la Madonna del Popolo nella Chiesa dei Servi, l'incoronazione di Maria sulla Porta di Camelia, iniziata da Simone ed oggi perduta, poi con la Madonna col Bambino, proveniente dal Montepulciano e attualmente nella Pinacoteca di Siena. L'artista fu attivo anche a Orvieto, dove realizzò nel Duomo la bellissima tavola della Madonna dei Raccomandati, a Firenze e soprattutto a Pisa e nel Pisano, dove influì notevolmente sulla pittura locale. Inoltre, varie opere sono conservate in musei esteri, come i Musei Statali di Berlino, il Museo di Altenburg e la National Gallery di Washington. Fu attivo anche come architetto e la sua unica opera sicura è la collaborazione per la edificazione della Torre del Mangia a Siena. La parte terminale della torre, con la stupenda cella campanaria, viene generalmente fatta risalire ad un progetto di Lippo del 1341, realizzato poi da Agostino Di Giovanni. In seguito Lippo seguì Simone ad Avignone, dove fu operoso fino al 1347. Dopo questa data tornò di nuovo a Siena e intorno alla metà del secolo realizzò l'affresco della Maestà, molto deteriorato, nel chiosco della Basilica di San Domenico. Morì nel 1356. Nel contesto senese della prima metà del XIV secolo, Lippo Memmi è uno degli autori più significativi e senz'altro la sua arte fu estremamente apprezzata in quanto rispecchiante i gusti più tipici dell'aristocratico ambiente senese dell'epoca.